cosa. Per scoprire cosa, bisogna indossare la maschera. Ecco il carico di quella nave romana. I rilievi del servizio di archeologia subacquea della Soprintendenza di Sassari e Nuoro hanno stimato che era costituito da circa 2000 anfore. Il tipo, chiamato Almagro, ci svela che provenivano dall'antica Lusitania, dalla penisola iberica. E gli esami hanno confermato che le anfore contenevano il garum, la salsa ottenuta da interiora e pezzi di pesce di cui i romani erano ghiotti. Proprio la loro posizione, ritrovate conficcate a testa in giù, ci racconta il drammatico finale della storia. Lo scafo di legno accidentalmente, oppure in una deliberata manovra per salvarlo dall'affondamento, fu spinto verso il fondale basso per farlo arenare. E forse fu allora che il grande serpente dell'Asinara in agguato morse la preda agonizzante con i suoi duri scoglietti affioranti, gli iniettò il liquido veleno dell'acqua salata che velocemente penetrò attraverso la falla, fece inclinare la nave, scivolare il carico sul lato, il fianco fu aggredito e spinto dalla risacca aumentata dalla secca e, in un lampo, la nave si rovesciò e il suo destino si compì. Cosa ne fu degli uomini a bordo? In fondo la terraferma era a pochi metri. L'equipaggio potrebbe aver avuto tutto il tempo di tuffarsi, nuotare per poche bracciate e mettersi in salvo. Andò per davvero così? Sì, sono convinto. Andò sicuramente così. E rieccoci in onda.